Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Teramo, dove il comune ha annunciato che sono in pagamento i contributi di autonoma sistemazione per i mesi di novembre e dicembre del 2020. I continui ritardi nell'erogazione però provocano apprensione nei cittadini che non riescono a pagare in maniera puntuale gli affitti. Per il sindaco del capoluogo aprutino Gianguido D'Alberto, la causa è da attribuire alla eccessiva burocrazia. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. C'è disagio e sconcerto tra i cittadini teramani che hanno diritto al contributo di autonoma sistemazione e che non hanno ancora ricevuto il sussidio da novembre scorso. Difficoltà per loro nel pagare gli affitti, mentre i proprietari, sul piede di guerra, richiedono indietro i locali. Il Comune di Teramo informa che gli uffici preposti hanno già provveduto ad emettere i mandati relativi ai mesi di novembre e dicembre 2020, ma il sindaco Gianguido D'Alberto spiega quanto sia purtroppo farraginosa la macchina burocratica. Sono stati firmati, predisposti appunto nella giornata di ieri e firmati quest'oggi, quanto gli uffici ci hanno riferito, i cosiddetti mandati per il pagamento. I tempi sono tempi burocratici, quelli che hanno portato alla firma della determina e poi all'avvio dei mandati di pagamento, che derivano intanto dai numeri importanti, significativi, purtroppo ancora dei nostri nuclei familiari che sono interessati dal CAS. C'è una procedura che è particolarmente onerosa in termini di tempo, perché le risorse devono essere chieste alla Regione, che le trasferisce, poi lavorate dagli uffici comunali. Ovviamente per i disagi che inevitabilmente si determinano per i nostri cittadini non possiamo che rivolgere le nostre scuse per questo ritardo, perché ovviamente non possiamo più chiedere dopo 4 anni pazienza. Noi ce ne rendiamo conto, ma qui c'è un'amministrazione che non appena viene messa in condizione di poter procedere con i pagamenti lo fa subito, lo fa rapidamente. Ci sono dei tempi tecnici che bisogna ovviamente attendere. Lavoreremo sempre, come stiamo facendo oggi e come abbiamo fatto fin dall'inizio del mandato, per cercare di accorciare il più possibile le tempistiche. Ci sono ovviamente dei tempi e dei termini che sono incomprimibili, ma nonostante questo continueremo a parlare con grande chiarezza e trasparenza ai nostri cittadini e ovviamente ad essere sempre dalla loro parte. Adesso voltiamo pagina, torniamo ad occuparci della questione strada parco fra Montesilvano e Pescara. È giunto il nulla osta tecnico per la realizzazione della filovia, i mezzi inizieranno a circolare a partire dal 2022. Il servizio di Giuseppe Dintino. Via libera ai lavori per la realizzazione della filovia sull'ex tracciato ferroviario, la cosiddetta strada parco. Il Ministero dei Trasporti ha infatti rilasciato il nulla osta tecnico per il progetto che andrà a collegare Pescara e Montesilvano, per il quale era stata presentata una perizia di variante. Siamo arrivati alla dirittura finale, abbiamo il rilascio dell'ultima autorizzazione che fa riferimento alla terza variante. Ma soprattutto credo che ci sia da sottolineare un dato che è eclatante per l'Italia. Dopo un finanziamento di 30 anni fa, la conclusione del percorso, possiamo dire, viene fatto senza aumento del finanziamento, anzi con riserve a disposizione che verranno utilizzate per le ulteriori modifiche che stiamo predisponendo. Il mese prossimo dovrebbero partire i lavori per garantire la larghezza di 7 metri su tutto il tracciato, l'ampliamento dei marciapiedi e la rimozione degli ostacoli. Benché alcune delle opere realizzate anni fa, come le pensiline, dovranno essere abbattute e rifatte, Giuliante garantisce che non verrà speso un euro in più di quanto già stanziato nel progetto di oltre 20 anni fa. Ci sono state delle economie che noi utilizzeremo proprio per la terza variante, con la quale andremo a mettere a punto dopo 20 anni alcune situazioni che nel tempo sono state oggetto di revisione. I primi due dei mezzi ibridi autosnodati consegnati dall'azienda belga Van Hool entreranno in funzione a gennaio 2022. Entro ottobre dell'anno prossimo vedremo circolare sulla strada parco tutti i veicoli. I lavori del terzo di questo terzo
terzo lotto che, diciamo così, fa riferimento alle migliorie, partiranno da subito, basterà la comunicazione ai comuni di Pescara, di Pontesilvano, soprattutto Pescara, dove ci sono da fare la maggior parte dei lavori, ci mettiamo d'accordo con la Litta, quindi con un mese e qualcosa partiranno. Per quello che riguarda l'arrivo della prima tranche di autobus che sono stati già ordinati, la previsione è del mese di gennaio del 2022, quindi potremo, diciamo così, probabilmente, lo speriamo incrociando le dita, inaugurare l'opera all'inizio del 2022. Gravi traumi ed asfissia con la evidente presenza di terriccio nelle vie respiratorie, proprio come hanno perso la vita le 309 vittime del terremoto dell'Aquila di 12 anni fa. Sono queste le prime risultanze dell'autopsia effettuata ieri sera sui corpi dei due operai, il 41enne romeno Cristian Susanu e il 61enne macedone Zetev Uzeiri, morti sabato scorso per il crollo di un fabbricato nel centro di San Pio delle Camere, comune nell'Aquilano, ad una trentina di chilometri dal capoluogo, dove i due, assieme ad altri tre colleghi salvi per miracolo, stavano lavorando alla ricostruzione post-sisma dello stabile. I due sono sprofondati dal terzo piano, imploso su se stesso per il cedimento di solai e muri. Il primo sarebbe morto sul colpo, il secondo, dopo aver chiesto disperatamente aiuto ai primi soccorritori che non sono potuti intervenire per il pericolo di nuovi crolli, tanto che i corpi sono stati recuperati attorno all'una di notte grazie ad un intervento molto complesso, lo vedete, di uno speciale corpo dei vigili del fuoco proveniente da Roma. L'esame autoptico è stato effettuato dall'anatomopatologo Giuseppe Calvisi all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. I risultati definitivi saranno consegnati entro 60 giorni. Oggi le salme dei due operai saranno riconsegnate alle rispettive famiglie per poi fissare i funerali. Sulla tragedia sta indagando la Procura della Repubblica dell'Aquila, che ha iscritto 4 persone sul registro degli indagati. Il presidente del consorzio in ricostruzione, il proprietario dell'impresa edile che stava conducendo l'intervento, il responsabile della sicurezza e il direttore dei lavori. La tragedia ha destato dolore e commozione nella comunità aquilana. E noi adesso proseguiamo con il nostro telegiornale andando al Tribunale di Pescara. All'esterno del Palazzo di Giustizia c'è il nostro Giuseppe Dintino. Fra poco, Giuseppe, alle ore 15 ci saranno gli interrogatori dei vertici dell'ASL di Pescara per quanto riguarda l'inchiesta sulla gestione della pandemia. Linea a te, Giuseppe. Buon pomeriggio, sì Alfredo, come dicevi, alle 15 l'interrogatorio ai vertici dell'ASL di Pescara, Vincenzo Ciamponi e Antonio Caponetti, rispettivamente direttore generale e direttore sanitario, all'interno dell'inchiesta appunto sulla gestione della pandemia in Abruzzo. Gli interrogatori saranno tenuti dai PM Luca Sciarretta e Anna Benigni. I due vertici dell'ASL sono difesi dall'avvocato Tommaso Marchese e in realtà i contestati vanno dall'abuso d'ufficio alla truffa all'epidemia colposa. Infatti al centro dell'inchiesta ci sarebbe la mancata nomina del direttore del Dipartimento di Prevenzione, che sarebbe la figura deputata al tracciamento dei contagi e di conseguenza all'isolamento tempestivo dei positivi. Infatti l'inchiesta è scaturita a seguito dell'exploit di contagi nell'area metropolitana nelle ultime settimane. I carabinieri del NAS hanno acquisito tutti quanti i verbali riguardo la gestione dell'emergenza e riguardo i dati del contagio e appunto la mancata nomina del direttore del Dipartimento di Prevenzione, secondo l'accusa della Procura di Pescara, avrebbe favorito l'aumento dei contagi nel pescarese. E inoltre Caponetti è accusato anche di aver percepito 1.200 euro lordi in più in quanto direttore generale facente funzione, benché non ricoprisse più quel ruolo. Come dicevamo, alle 15 l'interrogatorio, vi daremo conto di quanto emergerà oggi qui al Tribunale nella prossima edizione del nostro telegiornale alle 19. Se non ci sono domande, Alfredo, restituisco la linea allo studio. No, grazie Giuseppe per questo collegamento. Noi proseguiamo il nostro
telegiornale. E adesso parliamo di occupazione. La Regione Abruzzo ha pubblicato un avviso finanziato con 1.200.000 euro per la formazione dei neoassunti che fanno parte del programma Garanzia Giovani. Vediamo il servizio di Stefano Recanati. Sostenere i giovani che hanno necessità di perfezionare le loro competenze lavorative è l'obiettivo del nuovo avviso del programma Garanzia Giovani pubblicato sul sito selfie.regione.abruzzo.it. Così Regione Abruzzo, attraverso il programma nazionale Garanzia Giovani, intende finanziare la formazione dei ragazzi appena assunti, contemperando le esigenze di chi deve fare ingresso nel mondo del lavoro e dei suoi datori di lavoro, che richiedono una formazione specifica sulle mansioni lavorative dei neoassunti. I destinatari finali dell'avviso sono i giovani già iscritti a Garanzia Giovani, titolari di un contratto di lavoro diverso dall'apprendistato a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata minima di 12 mesi. Il percorso formativo deve avere una durata variabile tra le 40 e le 150 ore. Gli organismi di formazione possono presentare le proposte formative fino al 31 gennaio 2022. Una misura sicuramente importante destinata ai giovani per cercare di perfezionare e affinare la loro preparazione affinché possano entrare nel mondo del lavoro. Ha una duplice importanza questa misura, che è una dote finanziaria iniziale di 1.200.000, ma che sicuramente aumenteremo, dicevo, importante sia per i giovani ma anche e soprattutto per i datori di lavoro, perché spesso hanno la possibilità di assumere ma mancano dei profili con delle particolari caratteristiche. Quindi noi con la formazione, con questo percorso che facciamo avviare, permettiamo appunto a tanti giovani di perfezionarsi, quindi un momento molto importante, perché cercheremo di aiutarli, tanti giovani in difficoltà, una misura che vale a 18-29 anni, soprattutto in questo particolare momento della pandemia. Sicuramente c'è molta richiesta, i giovani hanno la volontà di migliorare la loro capacità e sicuramente noi cercheremo di trovare ogni soluzione affinché possano accedere al lavoro. In futuro ci saranno altre misure che rientrano anche nell'FSE, che vanno a incentivare assunzioni anche agli over 50, alle donne e alle persone disabili. Il momento è molto particolare, ma noi dobbiamo essere pronti a superare questa pandemia e far ripartire l'economia, che si rende in difficoltà. E questa mattina a Chieti è stato presentato il progetto di riqualificazione del centro storico. Secondo quanto preventivato dall'amministrazione comunale, i lavori costeranno circa 15 milioni di euro e a pagare saranno i fondi dell'Unione Europea, dunque l'Europa. Ora la palla è in mano al Ministero, che dovrà decidere se approvare il progetto e sbloccare i fondi. Vediamo. Recupero, riscoperta e sostenibilità. Queste le parole d'ordine del progetto del Comune di Chieti, presentato questa mattina per la riqualificazione del centro storico. I lavori dovrebbero interessare solo fabbricati già esistenti, senza consumare suolo. Con questo progetto noi abbiamo deciso di riqualificare alcuni immobili non di nostra proprietà, ma tramite un partenariato con la ASP abbiamo individuato due immobili all'interno del centro storico, sia il Santissima Addolorata e il San Raffaele, per riqualificarlo con varie azioni. Azioni che all'interno di questi due mobili saranno svolte con il co-working, con spazi aggregativi culturali e con degli spazi per gli alloggi temporanei, non solo per la popolazione ma anche per gli universitari post dottorato. All'interno sempre di questo progetto, sempre su una fase progettuale, abbiamo deciso di investire sul parcheggio di Piazza Garibaldi, riqualificarlo con due piani di parcheggio sotterraneo, quindi un parcheggio ipogeo, e con la riqualificazione della piazza con un intero spazio verde dove la città può naturalmente beneficiare. Il progetto, dal valore di 15 milioni di euro, partecipa a un bando del Ministero delle Infrastrutture, che ora ha 60 giorni di tempo per decidere se approvarlo o meno. In caso di fumata bianca saranno sbloccati i fondi europei. Adesso c'è la fase dove il Ministero ci dovrà dire se viene ammesso questo progetto. Aspetteremo 60 giorni all'esito di questa fase e siamo pronti per la progettazione.
È tornato il gelo nella nostra regione, 23,3 gradi sotto lo zero e la temperatura minima registrata ai piani di Pezza, quota 1430 metri da parte della rete di monitoraggio dell'Associazione Meteorologica Caput Frigoris. Si segnalano poi anche i meno 18,6 gradi di Campo Felice, i meno 10,9 del rifugio Franchetti e i meno 10,2 di Rocca di Mezzo. Queste le temperature più basse, ma basse anche le temperature ad esempio ad Avezzano, meno 5,2 nella notte, e a Pescasseroli meno 6,2. E adesso siamo arrivati allo sport. Partiamo dal calcio di Serie B, dunque dal Pescara, dalla cocente sconfitta interna di ieri sera nello scontro diretto con l'Ascoli, che stende al tappeto in pieno recupero il Delfino, e con il Pescara appunto che a questo punto vede ridursi in maniera drastica le possibilità di salvezza. Gara condizionata da un brutto primo tempo dei biancazzurri e dalla sciocca espulsione di Scognamiglio, che ha lasciato i suoi compagni in 10 per quasi un'ora. Inutile la doppietta di De Sena, che pure aveva acceso le speranze del Pescara. Il servizio di Paolo Renzetti. Crolla anche al cospetto dell'Ascoli il Pescara, che perde per 3-2 e compromette gran parte delle speranze salvezza. Nella sfida da dentro o fuori, i biancazzurri confermano i consueti limiti e le solite amnesie, pagando a caro prezzo gli errori di un'intera stagione ora appesa davvero ad un filo. Rispetto alla gara con il Pordenone, Grassadonia conferma il 4-3 e schiera per 9 undicesimi la formazione scesa in campo a Lignano Sabbiadoro, con le due novità centrocampo di Memusciai e Bussellato per Valdi Fiori e Rigoni. Marchigiani senza l'ex Brosco, ma con Kragol che torna dopo la squalifica. Prima emozione al sesto minuto con un'azione prepotente di Dionisi, che calcia dal limite mettendo la sfera al lato. Al dodicesimo minuto ancora ospiti pericolosi con Sabiri, che su punizione dai 30 metri chiama Fiorillo alla deviazione in angolo. Meglio i marchigiani, che fanno valere a centrocampo la dinamicità di Eramo e Saric. Al ventesimo ci prova ancora Sabiri dalla distanza, con la palla che termina di poco al lato. Ancora Sabiri, di nuovo su punizione, questa volta dei 25 metri con la respinta dell'estremo abruzzese. Tanto Ascoli e poco Pescara, con i padroni di casa in difficoltà al cospetto di una formazione pericolosa anche al 29esimo, quando Fiorillo respinge una conclusione ravvicinata di Bukel. Ascoli padrone del campo e Delfino chiuso nella propria metà campo. Al 36esimo secondo giallo per Scognamiglio e Pescara che resta in 10, errore del difensore abruzzese, costretto così ad abbandonare anzitempo il campo. Grassadonia deve così correre ai ripari, mandando in campo Sorensen per Galano. Poco prima del meritato vantaggio ospite, che arriva con Bidawi, che salta avversari come Birilli, superando poi Fiorillo per l'1-0. Pescara che rischia di sprofondare, ma che reagisce trovando subito il pareggio con De Sena, che dopo un tiro deviato di Odgar davanti alle ali non sbaglia per l'1-1. Nervi a fior di pelle in tribuna, dove devono intervenire le forze dell'ordine per evitare il contatto fra i dirigenti e gli accompagnatori delle due squadre. Nella ripresa con Setera al posto di Maestro, pronti via, e al terzo minuto Delfino in vantaggio con la rete ancora di De Sena, che fa doppietta mettendo il pallone alle spalle di Leali dopo un tacco dell'ex Chievo Seter. Pescara Ascoli 2-1, con la gara che cambia incredibilmente volto e con i biancazzurri in 10, ma ora avanti nel punteggio. Ospiti gelati ma solo per qualche minuto, e che trovano al settimo il pareggio con il cross in aria di Saric per Dionisi, che sul filo del fuorigioco di testa supera Fiorillo per il 2-2. Emozioni così a non finire in un match che vede due squadre che attaccano senza grandi tatticismi. Nel Pescara pesa l'inferiorità numerica, con i bianconeri a fare più possesso palla. La gara vive di sprazzi, come accade al 21esimo, quando Dionisi in area da posizione defilata mette al lato. Con il trascorrere dei minuti i biancazzurri devono fare anche i conti con la fatica, mentre gli ospiti schierano Baic per Sabiri. Sarà la sostituzione che deciderà il match, in una sfida che resta aperta con Bellanova, che poi al 32esimo salva sulla linea un
un pallone calciato da Kragol e che aveva scavalcato Fiorillo. Si resta così sul 2-2 quando al 40esimo c'è prima un colpo di testa di Odegaard fuori e poi al 42esimo un tiro del neoentrato Caligara che chiama Fiorillo alla parata a terra. Il recupero è però amarissimo con al 92esimo il gol vittoria degli ospiti di Bajč che manda il Pescara all'inferno. Sabato prossimo a Vicenza ci sarà l'ultima chiamata, vincere o chiudere anzitempo il campionato. Il merito dell'Ascoli che era molto aggressivo, ma lo sapevamo, ma soprattutto perché ci è mancato proprio il filo del gioco e quindi non siamo mai riusciti a renderci pericolosi, a fare quello che volevamo fare. Per quanto riguarda la seconda domanda, Drudi non sta bene, ieri pomeriggio si è fermato durante l'allenamento, ha un problema al ginocchio e quindi non era in condizione di giocare perché sarebbe stato a rischio poi magari sostituzione, ma non butterei assolutamente la croce addosso a Sorensen. Ci sono stati comunque degli errori, dispiace tanto averla persa perché al secondo tempo i ragazzi hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo, hanno dato tutto quello che avevano, abbiamo cercato anche di vincerla e dispiace averla persa, chiaramente ci sono stati degli errori importanti soprattutto sul secondo gol che ci hanno poi punito, insomma dispiace soprattutto aver preso il pari del 2-2 perché altrimenti sarebbe stata un'altra partita. Il pareggio ci stava tutto ed è sicuramente una mazzata pesante, da domani si riparte, abbiamo l'obbligo di crederci perché la classifica è brutta ma non ci condanna ancora ed è ovvio che ci tocca fare adesso risultati importanti. Si riparte con grande convinzione perché il campionato è ancora lungo, ci sono ancora 9 partite, è chiaro che questa è una sconfitta che è pesante. Adesso la Serie C, gara di prestigio questo pomeriggio alle 17.30 per il Teramo che al Bonolis ospita la capolista Ternana, sempre più vicina al traguardo della Serie B. I biancorossi tentano l'impresa con l'obiettivo di migliorare la classifica in ottica playoff. Per farlo il tecnico Paci confermerà l'11 vittorioso a Catania con Lewandowski tra i pali. Linea di difesa con Vitturini, Diachité, Piacentini e Tentardini, mediana con Arrigoni e Santoro, Ilari, Bombaggi e Costa Ferrera a ridosso di Pinsauti. Nella Ternana mancano l'infortunato Laverone e lo squalificato Paghera. Possibile un discreto turnover. I vari Mammarella, Proietti, Vantaggiato potrebbero partire dalla panchina. Direzione di gara affidata a Cosso di Reggio Calabria. Prima di ascoltare il tecnico della Ternana Lucarelli, vi ricordo l'appuntamento di questa sera subito dopo il telegiornale attorno alle 17.30 con Proteramo, proprio per il dopogara della partita fra Teramo e Ternana. Ascoltiamo Lucarelli. Anche il Teramo arriva dalla vittoria in trasferta a Catania e quindi diciamo che più della condizione dovremmo avere un atteggiamento feroce, perché altrimenti troveremo una squadra giovane di gamba con un allenatore propositivo che ha fatto vedere, secondo me, tra quelli che ha fatto vedere più cose interessanti dal punto di vista tattico della propria squadra, perché gioca senza grandi, diciamo, tatticismi, con una mentalità simile alla nostra, sempre cercando di fare risultato attraverso il gioco, quindi speriamo che la squadra si renda conto dell'importanza di questa partita e rientri con la testa dentro il carro armato dopo festeggiamenti a fine partita della vittoria con il Bari. Cosa deve portare della partita con il Bari la sua squadra nella gara di Terni? La consapevolezza che anche in giornate difficili, se si riesce a mantenere la testa dentro il campo, dentro la partita, si può con la giusta saggezza, come avevo chiesto prima della partita, si può comunque andare a ribaltare delle situazioni anche a pochi minuti dalla fine, come peraltro è già successo in almeno altre 3 occasioni. No, la classifica non si guarda, la classifica non ci interessa, i risultati degli altri non ci interessano. Noi abbiamo la possibilità e la fortuna, grazie al lavoro dei ragazzi,
di poter guardare solo alle nostre partite, una alla volta, cercando di ottenere il massimo in ogni partita. Se poi non è possibile ottenere il massimo, dobbiamo avere l'intelligenza di capire che a volte dobbiamo anche, quando si capisce di non poter vincere, di riuscire a non perdere. Andiamo avanti con il nostro telegiornale. Adesso parliamo di calcio a 5. La scorsa settimana, battendo il Belgio a Prato per 4-1, la nazionale italiana di futsal ha centrato con due giornate di anticipo la qualificazione ai campionati europei che si disputeranno nei Paesi Bassi all'inizio del 2022. Una grande soddisfazione per il CT Massimiliano Bellarte, conosciuto in Abruzzo per aver allenato l'Acque Sapone. Lo ascoltiamo nel servizio di Sergio Zappalorto. Ti aspettavi un exploit pieno dopo 4 gare, le ricordo rapidissimamente: Montenegro, 2 volte la Finlandia, col Belgio, tutte vinte, 12 punti su 12, già primo turno superato, 18 gol fatti e 7 subiti. Ho detto tante cose, che ne pensi allora? Di sicuro mi aspettavo che la squadra si qualificasse, mi aspettavo comunque che lo facesse in un modo convincente. Poi è naturale che il processo di crescita, di miglioramento, di costruzione di qualcosa di nuovo poi nasconde delle insidie, degli ostacoli, e quindi è difficile pianificare. Di solito si pianifica per necessità, ma poi lo sport non è molto buono con i veggenti o con chi crede di poter sapere già prima quello che saranno i risultati o quello che sarà il futuro. Quindi era una cosa non scontata questa qualificazione avvenuta prima della fine del turno di qualificazione, quindi con 2 partite d'anticipo, ed era una cosa non scontata poterlo fare con un entusiasmo così grande, con una convinzione così grande nelle proprie, non nelle proprie forze, ma in quello che si andava a fare, perché comunque l'Italia ha sempre avuto una squadra con buoni giocatori, con bravi giocatori, quindi in realtà non era scontato poterlo fare con una così grande convinzione. Sul piano personale, come hai vissuto questa nomina a CT, commissario tecnico? Innanzitutto io devo tanto alla famiglia Barbarossa, perché è stata una possibilità nella massima categoria quando neanche io me la sarei data, forse. E quindi devo tutto a loro per il modo in cui poi mi hanno trattato, sia dal punto di vista professionale che soprattutto da quello personale. Quindi da come ho trattato la mia famiglia, da come... ricordo che mio figlio è nato a Pescara, quindi in realtà sono legatissimo sia alla famiglia Barbarossa, che per la quale ho una stima infinita, e sono legato alla regione, a Pescara, perché comunque lì ho passato 6 anni della mia vita, e quindi mio figlio è nato lì, quindi ho tanti amici lì, e chissà che il mio futuro non mi veda lì come cittadino. Questo è quello che poi è il sentimento che ho sentito quando è arrivata la nomina, perché poi se dimentichi il tuo passato non, di sicuro non hai futuro. Questa edizione del TG6 termina qui, il prossimo appuntamento è alle ore 19 con una edizione più breve del telegiornale, per lasciare spazio poi alla trasmissione Pro Teramo a partire dalle 19.30 circa per il dopogara di Teramo-Ternana. Vi ricordo anche alle 21.30 l'appuntamento questa sera con Pallavolè. Davvero tutto, grazie ancora e buona giornata.